Questo libro è un secondo lavoro che ha avuto già un precedente nel 2018 e questo infatti il sottotitolo del libro Donne Sport era il titolo generale sia del primo che del secondo, questo specificatamente è analisi continua di genere, cioè il tentativo nuovo era di fare un'analisi di genere, cosa vuol dire? Considerare gli ostacoli, le discriminazioni, le disparità che ci sono fra uomini e donne nello sport, soprattutto le donne fanno fatica dalla storia del passato ad emergere e a continuare a fare sport, quindi questo è l'analisi di genere e significa anche considerare le varie esperienze soggettive delle atlete, perché noi facciamo parlare molto le atlete, perché crediamo in questa operazione, e perché quando loro parlano dicono sempre cose mai inusuali e mai scontate, quindi arricchiscono i contenuti della ricerca che comunque noi facciamo. Ci interessa appunto fare un'analisi, quindi prendiamo i vari argomenti in un certo contesto e li esaminiamo con esempi e casi, per noi è importante. Esempi, casi, chiaramente più parlano le atlete di questi casi e meglio è, quindi ho scelto sempre interviste eccetera dove parlano molto le atlete. I temi sono sessismo e razzismo, perché sono fondamentali, sono la base della nostra cultura patriarcale in Italia in particolare, ma anche negli altri paesi. Poi abbiamo trattato il tema della disabilità, e questo c'era anche nel primo libro. Poi abbiamo trattato il tema delle proteste delle atlete, nel senso che le atlete spesso intervengono positivamente e protestano, per fortuna, quindi noi abbiamo dato voce a queste proteste sia a livello collettivo che individuali. Lo sviluppo dello sport non può essere che nella scuola, perché è l'educazione fisica e sportiva, cioè la materia che ho insegnato per più di 40 anni, che può portare gli studenti, i ragazzi allo sport. È un tema che per esempio in Italia questo è ostico da capire in questi termini. La scuola invece ha la capacità e la possibilità soprattutto di integrare realmente le differenze, e la prima è la differenza di genere, ma c'è anche la differenza all'interno degli stessi generi. E oggi si parla per esempio del problema LGBT, della transessualità, eccetera, eccetera. La scuola è l'unico presidio, soprattutto in un paese democratico, a poter portare la democrazia anche nello sport, quindi non la diseguaglianza, ma le pari opportunità. Non l'uguaglianza, perché l'uguaglianza vorrebbe dire appiattire tutti, ma proprio nella differenza sapersi rispettare. E quindi oggi la base è questo, anche per le tante violenze, come ha detto prima la dottoressa Virgilio, che ci possono essere e che lo sport può veicolare. E chiudiamo col discorso della violenza. La violenza, e questo è violenza nello sport, tema ancora tabù in Italia, però in altri paesi hanno fatto già delle ricerche, Francia, Stati Uniti, ma soprattutto a Giappone hanno fatto delle ricerche dove gli abusi sessuali, psicologici nello sport sono all'ordine del giorno. In Italia è ancora un fenomeno sommerso, ma è un tema da affrontare.